Fra i problemi cronici delle aree interne marchigiane c'è l'assenza di alcuni servizi pubblici che costringono a ripetute migrazioni. Caso emblematico quello segnalato a Rossini TV dalla città di Carpegna, dove usufruire della motorizzazione civile rischia di costringere a ripetute odissee di chilometri. Mia figlia ha compiuto 14 anni e quindi chiaramente vuol prendere la patente del motorino. Nelle famiglie, come sappiamo, le spese sono molto ingenti e di conseguenza io e mio marito abbiamo deciso di farle prendere il patentino da privatista, specialmente la teoria, perché la differenza di prezzo era enorme. Un'azione che trova un primo scoglio in un portale telematico di complicato accesso per poi passare a ripetute trasferte a Pesaro. Per poter dare l'esame bisogna andare la prima volta a presentare la pratica, la seconda volta a chiedere la data dell'esame, la terza volta a dare l'esame. Allora, con tutti gli strumenti che ci sono tecnologici, online questa cosa non si può fare. Noi da Carpegna dobbiamo fare 120 km tre volte, quindi gasolio, gomme, il rischio che c'è sulla strada, le ore di lavoro perse, per poter prendere una patente del motorino. E io sto parlando della teoria, perché dopo ci sarà la pratica. Quindi io, non tutti abitiamo in riva al mare, bisogna che trovano un sistema per venirci incontro, perché così non è possibile.